non erano stati previsti, il che significa che nel realizzarla a Firenze si deve andare prudenti. A Coverciano ieri il primo trofeo in memoria di Alessia Ballini, recentemente scomparsa. In campo comune, politici, giornalisti, una rappresentativa mugellana. Ha vinto Palazzo Vecchio nonostante il rigore sbagliato dal sindaco Matteo Renzi. Fare il tifo per Palazzo Vecchio, immagino. Ovviamente, più che altro sto facendo il tifo perché non ci azzoppino il sindaco. Cielo plumbeo ed area di festa a Coverciano, dove va di scena il primo trofeo di calcio dedicato ad Alessia Ballini, la consigliera regionale scomparsa il 2 febbraio scorso. Nel suo ricordo, che la politica è scesa in campo in nome della solidarietà alla ricerca contro il cancro, e a commemorare l'evento c'erano proprio tutti, dai compagni di partito agli avversari politici, dai giocatori, quelli veri, ai vertici della Fiorentina, della nazionale. Gli amici assicurano che Alessia, appassionata di calcio, si sarebbe divertita molto dinanzi a tale spettacolo. Continuare a ricordare le persone che vivono la politica come impegno. La Ballini è stata una donna che ha fatto politica per passione. Sarebbe piaciuto moltissimo. Avrebbe anche riso tanto, visto le straordinarie prestazioni che vediamo in campo. E ci manca molto, perché al di là della grandissima preparazione e cultura, era anche una tifosa vera. Quattro le squadre in gara, giornalisti, politici fiorentini, la squadra di Palazzo Vecchio e una rappresentativa del Mugello. Immancabili gli sfottò tra i rappresentanti della stampa e quelli del mondo della politica. I politici hanno sconfitto i giornalisti, per cui siamo particolarmente felici. Siamo molto meglio sul campo che nelle aule della politica, devo dire che quando siamo a Coverciano ci esaltiamo. La finale, giocata tra la squadra di Palazzo Vecchio e i politici fiorentini, ha visto la squadra capitanata da Renzi vincere ai rigori, anche se il primo cittadino dal dischetto non si è mostrato certo impeccabile. Il 101° punto. Parata! Ma trofeo a parte, possiamo dire che non ci sono perdenti.